SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. A Bologna è stato celebrato il 42esimo anniversario della strage alla stazione del 2 agosto 80. Presente per il governo il ministro Patrizio Bianchi. Sul fronte processuale ad aprile era arrivato un passo importante verso la verità sui mandanti con l'ergastolo a Paolo Bellini. Le analisi dei video della stazione di Riccione non hanno permesso di capire come mai le due sorelle Giulia e Alessia Pisanu si trovassero sui binari mentre passava un treno ad alta velocità. La procura ha aperto un fascicolo per ora, senza indagati. In Emilia-Romagna si può fare tranquillamente il bagno, ad assicurarlo il presidente della Regione Bonaccini, che in visita a Rimini ha fatto il punto sulle indagini in corso per comprendere l'anomala concentrazione di batteri in mare nei giorni scorsi. Sul fronte sanità, la Regione ha siglato un nuovo accordo con i sindacati per incentivare l'impiego dei medici in pronto soccorso. Nel frattempo, l'ospedale di Ravenna ha ricevuto la visita del prefetto Castrese De Rosa, che ha ringraziato medici e infermieri. Il problema della mancanza di personale non riguarda solo il settore sanitario, ma tutti i settori dell'economia, tra i quali anche il turismo. Ne abbiamo parlato con il direttore di Ascom Confcommercio di Forlì, Alberto Zattini. Calcio, il Cesena femminile ha tolto i veli sulla rosa che parteciperà al prossimo campionato di Serie B. Le bianconere del presidente Massimo Magnani sono state rivoluzionate con tanti nuovi volti portati dal DS Elvio Sanna. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera, ben ritrovata in una nuova edizione serale del nostro notiziario. È stato celebrato oggi a Bologna il 42esimo anniversario della strage della stazione del 2 agosto del 1980. Presente per il governo il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Vediamo com'è andata. "85 vittime, oltre 200 feriti e 42 anni di dolore e depistaggi. Anche quest'anno Bologna ricorda la strage alla stazione del 2 agosto 1980, una delle pagine più nere della storia repubblicana del nostro paese, che grazie all'ultimo processo, concluso ad aprile scorso con l'ergastolo in primo grado all'ex membro di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini, ritenuto fra gli esecutori materiali dell'attentato, si prepara ad una nuova stagione importante per la piena verità sul tragico evento. Ne è convinto anche il ministro Patrizio Bianchi, presente alla cerimonia iniziata con l'incontro coi familiari e le istituzioni nel cortile del comune, prima del tradizionale corteo lungo via Indipendenza fino alla stazione. È stata data conferma a quella evidenza che già fin dai primi momenti dopo la strage era chiara. Era un tentativo di eversione ed era un'eversione che era stata a lungo pensata, ragionata, di chi voleva mettere in ginocchio il nostro paese. Io credo che dovrebbe essere patrimonio di tutto il comune quello che dice una sentenza di un tribunale della Repubblica Italiana, cioè che i vertici della loggia massonica P2 finanziarono, ordirono insieme a tutte le realtà dell'estremismo
di destra fascista la strage alla stazione. Lo stesso Lepore ha annunciato che il comune ospiterà da settembre la sede dell'associazione dei familiari delle vittime. A livello nazionale rimane però il tema dei risarcimenti, con la proposta di legge del deputato bolognese Andrea De Maria a rischio con la caduta del governo Draghi. Avevamo impostato una legge che serviva fondamentalmente per far funzionare la legge del 2004, ma l'hanno firmata tutti i partiti, credo che anche dopo le elezioni chiunque vinca si sentirà impegnato per completare l'operazione. Veniamo alla tragedia di Riccione. Le analisi dei video della stazione non hanno permesso di capire come mai le due sorelle Giulia e Alessia Pisano si trovassero sui binari mentre passava il treno ad alta velocità. La procura ha aperto un fascicolo per ora senza indagati. Che cosa è successo a Giulia e Alessia per farle ritrovare insieme sul binario 1 della stazione di Riccione proprio mentre passava a 200 km orari un treno ad alta velocità? Le immagini di videosorveglianza minuziosamente analizzate dalla Polfer non hanno ritratto gli ultimi istanti di vita delle sorelle Pisano, che sabato sera erano giunte in Riviera da Castenaso nel bolognese per andare in discoteca. Pare improbabile l'ipotesi di un attraversamento delle rotaie per raggiungere il binario 2, dato che lì c'era un treno fermo e dunque non accessibile da quel lato. Più testimoni hanno visto Giulia, la maggiore di 17 anni, ferma in mezzo alle rotaie, con la minore di 15 anni, Alessia, scesa per tirarla via. È quello che ha visto anche il macchinista del Frecciarossa che, prima di azionare fischio e freni, le ha inevitabilmente travolte. È sulle testimonianze che gli inquirenti si stanno concentrando, come quella del 24enne che ha accompagnato le due minori da una discoteca di Misano Adriatico fino in stazione, dove sono arrivate le 6:50 di domenica. Giulia era provata perché il giorno prima aveva lavorato. Al 24enne le due giovani sono parse molto stanche ma non alterate. Sarà però impossibile eseguire test tossicologici sui loro resti. Nel tragitto verso la stazione Alessia ha chiamato il padre per rassicurarlo: stiamo tornando a casa. Pochi minuti dopo ha perso la vita con Giulia, la sua sorella migliore amica, nel tentativo di salvarla. La procura ha aperto al momento un fascicolo senza notizie di reato. A Castenaso è stato annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali, che ancora non è stato fissato. Verrà sottoposta a perizia psichiatrica Sara Corcione, la donna fermata per l'omicidio della madre Sonia Diolaiti, 62 anni, avvelenata a morte venerdì scorso a Ferrara. La figlia, che ha confessato l'accaduto, è stata sentita oggi dal giudice per le indagini preliminari durante l'udienza di convalida del fermo. Per avere conferma delle sue ammissioni e dell'avvelenamento con una sostanza chimica sono stati conferiti gli incarichi ai due periti per eseguire l'autopsia e la perizia tossicologica, che dovranno dimostrare e confermare la compatibilità della morte con quel veleno assunto dentro il tè per coprire il colore giallastro. La donna avrebbe acquistato su internet dalla Cina.il prodotto. In Emilia-Romagna si può fare tranquillamente il bagno. Ad assicurarlo il presidente della regione Stefano Bonaccini, che in visita a Rimini ha fatto il punto sulle indagini in corso per comprendere l'anomala concentrazione di batteri in mare nei giorni scorsi. Si può fare il bagno, si può venire tranquillamente qui. Noi siamo un ente serio, rigoroso, che fa i controlli proprio a tutela della salute dei bagnanti. Il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ci mette la faccia. In una tappa a Rimini ha voluto rassicurare operatori turistici e vacanzieri sulla salubrità dell'acqua dopo il caso della presenza di Escherichia coli in diversi tratti di costa di una settimana fa, valori rientrati dopo 24 ore a seguito di una mareggiata. Adesso stiamo attendendo i risultati, arriveranno a brevissimo, di quali sono queste combinazioni abbastanza straordinarie, no? Di un evento che in via straordinaria è successo. L'ipotesi più probabile resta la concomitanza di condizioni meteorologiche eccezionali legate al caldo estremo. Il sindaco riminese Jamil Sadegolvad pone l'accento sulla capillarità dei controlli. Che ancora una volta dimostriamo di essere trasparenti, di avere un mare continuamente monitorato. Non so se è così un po' dappertutto in giro per l'Italia o in Europa. Stiamo lavorando fianco a fianco con la regione per dare delle risposte e per approfondire questo fenomeno.
Bonaccini da Rimini ha anche annunciato importanti investimenti per l'aeroporto Fellini, il cui piano industriale giudica come convincente. Noi siamo pronti a mettere milioni e milioni di euro per migliorare l'infrastruttura, i servizi che l'infrastruttura e la struttura devono garantire. Stiamo attendendo il cosiddetto piano di fondi sviluppo e coesione che il governo italiano deve consegnare a tutte le regioni. Appena verrà consegnato sapremo qual è la dotazione certa di risorse. Veniamo ai dati della pandemia, sono 2.895 in più rispetto a ieri, contagi in Emilia-Romagna, su un totale di circa 22.000 tamponi eseguiti nel giro di 42 ore. Per quanto riguarda i ricoveri, nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 51 le persone ricoverate, un dato invariato da ieri. Per quanto riguarda i pazienti invece ricoverati negli altri reparti Covid sono 1669, meno 103 da ieri, e purtroppo si registrano anche 23 nuovi decessi. Rimaniamo in tema di sanità. La Regione Emilia-Romagna ha siglato un nuovo accordo con i sindacati per incentivare l'impiego di medici in pronto soccorso. Nel frattempo, ieri all'ospedale di Ravenna c'è stata la visita del prefetto Castrese De Rosa. Vediamo. Forte apprezzamento e gratitudine per il lavoro di squadra svolto in questa difficile fase. È quanto ha voluto esprimere il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, che lunedì si è recato in visita all'ospedale per portare un saluto a medici ed infermieri. A loro ha consegnato una lettera di ringraziamento e una targa di riconoscenza alla direttrice Francesca Bravi per il lavoro svolto. La visita è stata anche l'occasione per mostrare al prefetto il progetto del nuovo pronto soccorso, che prevede un ampliamento di 800 metri quadrati, i cui lavori sono già partiti. Io credo che l'ospedale è il fiore all'occhiello di una città. Investire sull'ospedale come investire sulle scuole è doveroso, e quindi credo che nei prossimi anni Ravenna sarà completamente rivoluzionata, perché vedere il progetto che mi è stato presentato veramente mi fa essere contento, e come penso che farà felici tutti i cittadini di Ravenna. Resta il problema grave della carenza del personale, che riguarda non solo Ravenna. La Regione Emilia-Romagna ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i sindacati per fermare l'emorragia di medici dal pronto soccorso. Il provvedimento prevede una nuova serie di incentivi economici per i medici disponibili ad operare in corsia. L'orario previsto è di 38 ore settimanali, ma prevederà anche incarichi da 12, 18 o 24 ore. Il problema della mancanza di personale non riguarda però solo il settore sanitario, ma tutti quelli dell'economia, tra i quali anche il turismo. Ne abbiamo parlato con il direttore di Ascom Confcommercio di Forlì, Zattini. Sentiamo. Turismo, ortofrutta, industria, commercio sono diversi settori che riscontrano la problematica della mancanza di manodopera specializzata e non. Un fenomeno dilagante che riguarda tutto il territorio nazionale. La situazione è veramente molto molto complicata. Ormai tutti i giorni i mass media parlano di questo tema. Nel settore del turismo sono migliaia i lavoratori mancanti. Nella vicina riviera come nell'entroterra moltissime attività hanno dovuto ridimensionare la propria capacità lavorativa. È un problema che riguarda trasversalmente un po' tutti i settori. Mancano prevalentemente i giovani. Mancano i giovani perché anche nel settore dei pubblici esercizi, che è un settore molto attivo in questo anno di risultati turistici entusiasmanti, notiamo che mancano veramente quelle persone che possono garantire i servizi di base all'interno degli stabilimenti balneari, all'interno dei ristoranti, all'interno dei bar, all'interno delle pizzerie. Zattini spiega anche quali possono essere le motivazioni. Beh, intanto sono di due tipi, a mio modestissimo giudizio. Una legata al reddito di cittadinanza. Straordinario errore strategico dal nostro punto di vista. Le persone bisogna aiutarle, specialmente le persone in povertà, scegliendo però forme di aiuto diverse, non certamente il reddito di cittadinanza. Dall'altra parte c'è un problema sociale, cioè molte volte, specialmente il giovane, rifiuta l'occupazione perché si lavora il sabato, perché si lavora la domenica, e in questa situazione certamente quello che ha i danni maggiori è l'imprenditoria.
Parliamo anche di un'iniziativa che fa sorridere. Siamo a Bologna da qualche giorno, i distributori automatici di alcuni appunto pompe di benzina parlano in dialetto. Sentiamo. Vai mo alla pompa 1. I turisti restano un po' spiazzati dal vai mo alla pompa 1 pronunciato in bolognese e ci impiegano qualche secondo prima di abbozzare un sorriso, perché sì, anche in 37 distributori automatici Eni sparsi nel territorio metropolitano di Bologna, i totem dialogano con l'utente in dialetto. Scriviamo al PIN sulla tastiera e PIN al tasto verde per confermare. L'iniziativa è un progetto nazionale che riguarda 1700 Enistation Live presenti in tutta Italia. La società ha registrato nei vari dialetti nazionali alcune delle solite frasi dette dai distributori automatici. Pensiamo a operazioni in corso, attendere prego, rifornirsi all'erogatore 1. Ovviamente a disposizione ci sono anche tutte le altre lingue che erano presenti prima, ma bisogna riconoscere che l'operazione è davvero simpatica e sta facendo parlare di sé. Eni ha scelto di avviare questa iniziativa, spiega l'azienda in un comunicato stampa, perché la lingua vernacolare è una delle tradizioni che contraddistinguono i territori e contribuisce a creare un senso di appartenenza, offrendo spesso espressioni capaci di esprimere leggerezza, ironia e immediatezza. Muoi lì che lavora! Aspettamo! In occasione della rassegna culturale Cervi alla spiaggia Mellibro, Iva Zanicchi ha presentato il suo romanzo Un altro giorno verrà. Sentiamo. Un romanzo scritto durante l'emergenza pandemica e il ricovero in ospedale. Iva Zanicchi, la nota cantante e conduttrice televisiva, ha presentato il suo ultimo libro, Un altro giorno verrà, a Cervia, in una piazza Garibaldi gremita di gente. Questo è un romanzo d'amore, una saga familiare che attraversa tutto il secolo. E l'ho scritto con grande passione, dico che è il libro del Covid perché l'ho pensato e elaborato quando ero purtroppo ricoverata. E va bene, insomma, io mi auguro tanto che piaccia. Sembra un libro al maschile, ma non è proprio così. Io amo gli uomini, nel senso, ma ci sono sempre qui anche delle donne molto, molto forti, molto importanti. Ci sono storie d'amore. Il vero protagonista è Lorenzo, che da questo piccolo paese si ritrova a New York. E la stessa cosa poi è avvenuta anche a me. Io sono nata in questo piccolo paese, Vaglie di Ligonchio, che guarda, tre case, non c'era manco la strada. E poi mi sono ritrovata anch'io a girare il mondo. E per cui un po' mi assomiglia, se vuoi. Ma insomma, bisogna leggerlo, ecco, bisogna perché leggerlo. Hanno detto che commuove, che insomma, beh, io... Oh raga, ve lo raccomando, sono qui apposta. Iva Zanicchi è comunque, Iva Zanicchi è scrittrice, non è da tutti i giorni, perché è un conto averla come cantante, che è bravissima, ci ha detto che vorrebbe ritornare, cantare e ha anche detto un'altra cosa, gli ho spiegato cosa succede a Ferragosto, ha detto, beh, il prossimo anno ci facciamo un pensierino, ha detto. Per cui sicuramente è una cosa molto bella, una cosa bellissima. Ci spostiamo a Bologna, ancora iniziative culturali. Paolo Sorrentino era in città per introdurre il Divo, che ha definito il mio film più bello. Vediamo. Paolo, vieni a cena? L'invito scritto su un pezzo di cartone con disegnati due tortellini di fianco alla scritta lo ha rivolto un gruppo di ragazzi, probabilmente universitari, a Paolo Sorrentino. Invito che non è passato inosservato, tanto che... Oh, se vuoi venire Paolo, domani io sono qui. Domani vado via, mi dispiace. Dove? Vengo anch'io. Io sono in Molise. No, ho capito? Io sono in Molise, sei anche tu? In Molise domani. In Molise? No, io non vado in Molise. No. Dove sei che veniamo noi? Facciamo i tortellini. Il regista napoletano ha introdotto il film Il Divo all'interno della rassegna Sotto le stelle del cinema. Infatti, sul palco di Piazza Maggiore, come da tradizione, c'era il direttore della Cineteca, promotrice della rassegna, Gianluca Farinelli, che ha dialogato sul film da lì a poco trasmesso, ma anche su altre pellicole come La grande bellezza, vincitrice dell'Oscar come miglior film in lingua straniera. Il Divo è il film più bello che ho fatto, ha dichiarato Sorrentino. Un'idea stravagante è quella di fare un'opera rock su un uomo che è all'antitesi
del rock, perché era un politico molto paludato, seduto, polveroso, come erano molti notabili della Democrazia Cristiana dell'epoca, e quindi questa contrapposizione era un'idea un po' strampalata, che però poi si è rivelata, secondo me, un'idea non vincente, con una brutta parola, un'idea che funzionava, ecco, per un film. Si tratta di un'opera compiuta, fatta di scelte che in qualche modo hanno funzionato, ha dichiarato Sorrentino, e sul rapporto con Andreotti ha spiegato: lui inizialmente aveva paura, temeva che le leggende sul suo conto venissero rappresentate, dopo averlo visto invece non ha gradito. Il mio è stato un omaggio non tanto per il politico ma per la sua capacità di stare al mondo, ha concluso Paolo Sorrentino. È arrivato il momento dello sport, la linea a Marco Rossi. Grazie Elisabetta per la linea. Apriamo il TG Sport parlando di calcio. Il Cesena femminile si appresta ad iniziare il nuovo campionato di Serie B con l'obiettivo di togliersi tante soddisfazioni. Andiamo a vedere le immagini della presentazione. Obiettivi, condizione della squadra e punto sul mercato. Il Cesena femminile si prepara alla nuova stagione con la missione di migliorare lo scorso campionato, come confermato da mister Ardito e dal presidente Massimo Magnani. Allora, intanto ho trovato un bel gruppo entusiasta, voglioso di ripartire, sono fermi da un bel po' di tempo, quindi hanno voglia. E le ho sentite comunque quest'estate ed erano molto cariche, poi curiose delle nuove compagne. È un percorso importante e nuovo per questo Cesena. Ma l'obiettivo, come dicevo prima, è un campionato equilibrato. Nessuno, secondo me, può avere la presunzione di dire che è più forte quella, più forte l'altra. Tutte si sono rinforzate, tutte si sono attrezzate secondo le proprie possibilità e quindi è un campionato che si dovrà giocare gara dopo gara. Quest'anno vorremmo possibilmente, come dicevamo prima, stare nella parte sinistra della classifica, poi togliersi qualche soddisfazione anche con le squadre blasonate, tipo la Lazio, il Verona, che lotteranno, o il Napoli, che lotteranno sicuramente per vincere il campionato. E se avessimo la fortuna, il gruppo unito, di potercela giocare qualcosa in più, siamo qui pronti comunque a vedere anche noi di fare la nostra parte. Le ragazze arrivate sono state tutte volute una per una, quindi non c'è nessuna che nel mercato è stata scelta giusto per allargare la rosa, ma perché dietro alla scelta della ragazza il mister e San hanno lavorato per un obiettivo ben preciso. Tutte avranno la loro parte in questo nuovo campionato. L'ex calciatore dell'Inter Andrea Mandorlini ha fatto il punto sul mercato dei nerazzurri, sentiamolo. Il mercato dell'Inter mai come quest'anno è fluido, colpi di scena a non finire, è tornato Lukaku, è sfumato un pochettino all'ultimo Bremer, però tanti addetti ai lavori comunque danno l'Inter ancora per favorita, però c'è la Juventus che ha fatto un mercato non indifferente. Qual è la tua favorita per quest'anno a oggi? Hai detto tutto. Ma insomma, da interisti abbiamo fatto un buon mercato, chiaro che mi dice qualche cosa magari è sfumata, ma forse eravamo già forti così, credo che la squadra era già una squadra molto competitiva. Sono arrivati giocatori importanti, ne sono andati via qualcuno. Credo che, ripeto, poi al di là di tutto è un mercato ancora molto lungo, però l'Inter ha operato bene, come giustamente detto la faccenda Skriniar e Brenner è andata così e io credo che sono contento che sia finita così, perché secondo me Skriniar, che lo vedo un giocatore molto più forte. Che dire, è tornato un grande giocatore, l'Inter era competitiva, era forte lo scorso anno, quindi siamo pronti per un altro campionato di vertice, assolutamente. Milan Skriniar sembra sempre con un piede dentro a Piano Gentile, un piede fuori, non si capisce ancora bene se arriverà o se non arriverà questa offerta decisiva del Paris Saint-Germain. È chiaro, non è arrivato Bremer, se dovesse partire anche Skriniar sarebbe una perdita importante. Importantissima, poi insomma alternative così importanti, così valide, come hai detto, non ne vedo molte nel panorama, almeno nel calcio italiano. Bisognerebbe andare a vedere qualcosa, però credo che
insomma, il giocatore si è anche espresso che c'è la volontà del giocatore, poi alla fine conti molto. Lui vuole restare, adesso bisogna trovare un punto d'incontro. Parliamo ora di pallavolo femminile e andiamo sul nostro portale tr24.it. Federica Polletta resterà per la terza stagione consecutiva in forza al Volley Club Cesena. Il reparto schiacciatrici si sta completando e dopo l'arrivo di Daurea, ufficializzato i giorni scorsi, è maturata la fumata bianca per il rinnovo dell'atleta. Con questo è tutto per lo sport. Elisabetta, a te la linea. Grazie Marco, per noi è arrivato il momento delle previsioni meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di mercoledì 3 agosto vedrà il sole splendere su tutta la nostra regione. I cieli risulteranno infatti sereni, mentre nel pomeriggio qualche addensamento potrebbe interessare ancora l'alto Appennino emiliano al confine con la Toscana, ma il rischio di precipitazioni sarà comunque medio-basso. Per quanto riguarda la ventilazione risulterà debole, il mare calmo, temperature minime che saranno comprese tra 18 e 23 gradi, valori massimi in aumento e comprese tra 29 e più 35 gradi, in ulteriore aumento a metà settimana. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Prima di chiudere andiamo a rivedere le principali notizie di oggi. A Bologna è stato celebrato il 42esimo anniversario della strage alla stazione del 2 agosto 80. Presente per il governo il ministro Patrizio Bianchi. Sul fronte processuale ad aprile era arrivato un passo importante verso la verità sui mandanti con l'ergastolo a Paolo Bellini. Le analisi dei video della stazione di Riccione non hanno permesso di capire come mai le due sorelle Giulia e Alessia Pisano si trovassero sui binari mentre passava un treno ad alta velocità. La procura ha aperto un fascicolo per ora, senza indagati. In Emilia-Romagna si può fare tranquillamente il bagno, ad assicurarlo il presidente della Regione Bonaccini, che in visita a Rimini ha fatto il punto sulle indagini in corso per comprendere l'anomala concentrazione di batteri in mare nei giorni scorsi. Sul fronte sanità la Regione ha siglato un nuovo accordo con i sindacati per incentivare l'impiego dei medici in pronto soccorso. Nel frattempo l'ospedale di Ravenna ha ricevuto la visita del prefetto Castrese De Rosa, che ha ringraziato medici e infermieri. Il problema della mancanza di personale non riguarda solo il settore sanitario, ma tutti i settori dell'economia, tra i quali anche il turismo. Ne abbiamo parlato con il direttore di Ascom Confcommercio di Forlì, Alberto Zattini. Calcio, il Cesena femminile ha tolto i veli sulla rosa che parteciperà al prossimo campionato di Serie B. Le bianconere del presidente Massimo Magnani sono state rivoluzionate con tanti nuovi volti portati dal DS Elvio Sanna. Prima dei saluti vi ricordo che domani Teleromagna offrirà la possibilità a tutti i tifosi bianconeri di seguire la diretta di Venezia Cesena, fischio d'inizio alle 18, appunto la partita di calcio sul canale 14, a partire dalle 17.55 la telecronaca della gara amichevole, ampio anche il post partita con tutte le interviste ai protagonisti della sfida. Questa sera invece vi ricordo, a partire dalle 21, l'appuntamento con Cavalli in pista dall'ippodromo di Cesena. Grazie per averci seguito e buona serata. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina.
Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.